Bella a tutti ragazzuoli, questo è Espo e bentornati. Oggi siamo su un nuovo video del mio canale e si ritorna sulla sfida del cibo. E oggi stiamo sulla sfida del limone. Abbiamo già fatto cipolla e peperoncino e ora faremo il limone. Io in mente già ho un'altra sfida da fare del cibo, però questa volta è con un cibo buono, ma è una sfida tra chi lo mangia di più in un minuto, così. Sicuramente faremo anche la sfida sul cibo buono, perché quello sul cibo cattivo ci ha stupato. Cioè, poi non è cattivo, perché sono persone che dicono che è buono, tipo mio cugino Alessio. Chi non conoscesse mio cugino, se vado a vedere la Charlie Challenge che ho fatto con lui sul canale, e lui prende il limone e tipo, oh, se lo mangia tutto. Non si sa come, non si sa perché, però lui ci riesce. In poche parole, il primo che si mangia 4 fette di limone, che sarebbe un limone intero, vince. Ci stai? No. L'ho pagato per fare il video, sì. Lo pago con la partnership di YouTube che non ho. Adesso passiamo al video, buona visione. Quando vuoi iniziamo. Abbiamo anche queste per almeno non sbrodolare sulla tovaglia. E sceglilo uno, io ne prendo tipo questo. Io però ho iniziato a togliere i semini. No, sei in cane. Iniziamo? Aspetta. Ok. Buono. Veramente ti piace? Non me lo piace. A me dà fastidio. Tutto di emozione. Ma se prendo un po' d'acqua, almeno ci abbiamo tipo un bicchiere per uno per riprenderci. Nah. Che ti brucia? C'ho pure l'acqua. Ah. Sì, questa è facile da vincere allora. Sta morendo, coraggio. Zoomiamo su di lui. Ti senti osservato? La canzone. È finito questo. Dai. Ma tu ci finito? Prima l'ho finito. Dai, ragazzi, vieni pure te, dai. C'ho tipo i denti, quindi. No, la domanda. Dai, dai. Non sputare per terra perché non stiamo all'aperto in questo video, fa freddo di fuori. Nevica fra un po'. Quando è che tu capisci che è finito? Quando sta così. Tipo un altro mozzico l'ha finito. Ah, parto col secondo, da pure della finito, mettilo tipo qua. Vai. Fa schifo. Mi sa che era meglio la cipolla. No. Non è per il limone, che fa schifo. C'è latte. E lo so che brucia. Aspetta, dai. Ma vai, tanto. Uno e mezzo, non ci arrivo. Era meglio la cipolla? Sì, secondo me sì. Cioè, a parte la cipolla puzzavi. Sì. Era meglio il peperoncino, quindi non l'ho fatto. È vero, lui non l'ha fatto del peperoncino. Uno mi ha commentato sotto con il peperoncino, è tutta una cazzata, poi mi ha detto che è calabrese, grazie al caso. Sei calabrese, non so. Se fai qualcosa che ti fai in non è troppo grosso. E infatti noi ci prendiamo quelli più piccoli, poi alla fine tipo, per vincere dovrai mangiare tipo questo che. Non è niente, questo che è devastante. Ah, quest'altro. Questo. Easy peasy, lemon squeezy. Ciao. Ti mangia, devi iniziare il secondo te. Ma mica faccio questo. Te la rendi sempre prima. Non le credo. Oh.
Beh, almeno voglio vincerla, perché non lo sa che lo sconfitto dovrà andare in giro in mutande. Sto scherzando. Brucia la gola poi. Basta. Adesso vado a chiamare Alessio e gli dico mangialo. Tutto. Dai, io ci provo perché è possibile. Ci fermiamo? Sì. Basta, non ho più le capacità fisiche per farlo. L'ultimo mozzico e mi fermo. Almeno dico di aver vinto. In diretta. No, è stato atroce l'ultimo. È stato atroce. L'ho mozzicato tutto. Perché io ho ancora i dolori del primo. Io qua c'ho tutti i dolori del primo. Finito. Basta. E comunque ragazzuoli, spero che questo video vi sia piaciuto. Secondo me questa è stata la challenge più traumatizzante. Cioè secondo me sì. Cioè alla fine quello dell'uovo in testa, anzi era pure meglio perché dopo ci mangiavamo l'uovo. Poi vabbè la cipolla, mi sono fatto 27 dolci, 72 lavate i denti, 27 devoluttorio. A parte quello, questa secondo me è stata la challenge più difficile. E quindi mi raccomando, lasciate un bel like, commentate e iscrivetevi. Noi ci vediamo nel prossimo video. Bella. Ok Depez, te vorresti vivere in un attico a Los Angeles o in una residenza a Londra?